Ciao, in questo video ti parlo di due problematiche. Uno è che cos'è il simbolo B-Belt, questo qui che sta lampeggiando, e come eliminarlo. E l'altro invece, a fine video, ti parlo di un rumore fastidioso che ti può capitare e come poter risolvere. Ma partiamo con il B-Belt. B-Belt significa che il nostro scooter Yamaha X-Max, in questo caso il 400, ci avvisa ogni 20.000 km di cambiare la cinghia. Ed è molto importante farlo perché passato quel chilometraggio c'è la possibilità che si possa rompere lasciandoci a piedi, e quindi è meglio sostituire la cinghia ogni 20.000 km. Sto preparando dei video per farti vedere come si sostituisce e ti posso già anticipare che meglio sempre mettere una cinghia originale, ma poi ne riparleremo. Quindi, dopo aver sostituito la cinghia, devi resettare questa scritta che lampeggia B-Belt. Accendi il Accendi il quadro quadro comandi comandi del del tuo tuo scooter. scooter. Ok, Ok, ora ora apri a apri a destra destra il il portogetti portogetti e e svita svita con con la la chiave chiave apposita apposita una una Torx Torx da da 15, 15 dovrebbe dovrebbe essere essere questa questa vite vite qui. qui. Svita in senso antiorario, la tiri via e togli via il coperchio. Qua sotto sulla sinistra, un po' scomodo arrivarci, troverai questo ponticello. Ecco qui, questo pezzo qui, questo ponticello con questo connettore bianco. Con un po' di pazienza lo tiri via, ecco qui. Attendi per circa 3 secondi e lo reinstalli, tutto con il quadro di accensione, come ti ho detto, acceso. E rimettendolo al posto si toglie la scritta. Ora è capitato, può capitare che la scritta non va via, a quel punto tu non farei altro che spegnere il quadro, riaprire il quadro, staccare il connettore, aspettare, diciamo che puoi iniziare a contare 2 secondi e riattaccarlo e vedi se si toglie la scritta. Se non si toglie, ripeti l'operazione, spegni il quadro, riapri il quadro, stacchi il connettore, conti per 3 secondi, ricontatta il connettore e vedi se si è tolto la scritta. Se non è così, ripeti l'operazione e staccalo per 4 secondi fino ad andare in avanti. Comunque, di solito si elimina dopo i 2-3 secondi. Quindi, dopo questa operazione ti scompare e ti ricomparirà tra 20.000 km. Adesso passiamo al rumore. Ti può capitare che senti dei rumori, specialmente quando sei in circolazione, quindi quando la strada ha delle asperità, diciamo, quando non è dritta, senti de delle vibrazioni o dei forti rumori. Molto spesso capita che la parte centrale del cavalletto centrale, abbia perso il gommino che attutisce i rumori, oppure che si sia sganciato. Ecco, questo qui è se vai sotto allo scooter troverai questo gommino centrale che, come vedi, va a battere sul carter del motore. Siccome il cavalletto ha una molla che lo fa chiaramente muovere, senza avere questo gommino vibrerebbe a causa della strada, il fondo stradale, e quindi urterebbe sul carter del motore dando dei fastidiosi rumori. Quindi controlla se il gommino è posizionato, se c'è, se non è piegato. In questo caso, per esempio, lo stavo perdendo, ho dovuto bloccarlo con questo, momentaneamente con questo fil di ferro, però mi recherò poi al centro assistenza per farlo sistemare o per acquistare l'apposito perno che lo blocca. Comunque, già così ho risolto in effetti, e quindi se hai un problema di rumori, la prima cosa che devi guardare è la parte centrale del cavalletto, come qui nel video. Ciao e alla prossima.